La novità è che ai valori dell'arma vengono abbinati una serie di libertà, tutela delle libertà e diritti che vengono garantiti non solo in Italia, ma anche che l'arma esporta in 12 realtà diverse, dove l'arma opera costantemente e quotidianamente. Quindi si passa dal Medio Oriente sino all'America del Nord, del Sud, dove ci sono attualmente esercitazioni, missioni internazionali di pace, di sostegno, di mantenimento della pace, fino all'addestramento e al mantenimento delle forze di polizia locali. Quindi l'arma ha voluto quest'anno abbinare ai valori storici che lega le proprie tradizioni all'impegno profuso dall'arma che costantemente appunto viene riportato in questi paesi. La grande novità è che queste tutele dei diritti vengono riassunti in 12 importanti artisti del contesto internazionale dell'arte contemporanea, 12 artisti per 12 singoli mesi, selezionati dal direttore artistico del Museo Maxxi di Roma e diciamo che rappresentano le principali tutele dei diritti, quali dall'ambiente sino all'integrità sociale, alla integrazione sociale, alla tutela dei minori, alla multiculturalità, che si chiudono col mese di dicembre con l'identità culturale pur mantenendosi nella rispettiva unicità e omogeneità di appartenenza.